Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi e come sapete nella prima puntata del mese più che mai. Perché? Perché parliamo delle foto, dei progetti che più ci sono piaciuti e che più vi sono piaciuti. E quest'oggi non parleremo di uno, non di due, non di tre, non di quattro, penserete voi quanti? Ebbene sì, 5 progetti, perché in questo mese davvero avete pubblicato tantissime foto, una più bella dell'altra, ma io appunto ovviamente voglio ringraziarvi per le maree di pubblicazioni che avete fatto, perché siete state davvero bravissime. E iniziamo, quindi non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo con il primo progetto di oggi, non prima della nostra adorata sigla. Il primo progetto di quest'oggi è di Gemma Apollonio, che ha realizzato questa meravigliosa maglietta con... Gemma ha realizzato questa creazione con poco meno di 300 grammi di Donny Color variante tramonto. Donny Color che di solito viene lavorato con uncinetto 3-4. Ci ha inviato anche un bel vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno, ho ricevuto il suo messaggio in cui mi chiede delle delucidazioni riguardo alla mia passione per l'uncinetto, che c'è tutta, e inoltre aggiungo che ho la passione anche del lavoro ai ferri e quindi diciamo che adesso lavoro più che altro ad uncinetto. Il modello che mi ha mostrato e che ho eseguito l'ho fatto con il filato Donny Color, color tramonto, e me ne è andato meno di 300 grammi, un po' meno, ecco, però diciamo 300 grammi per una taglia 42 che è la mia. Ho scelto quel colore perché è molto solare, molto estivo, e ho preso il modello da uno dei tanti meravigliosi modelli della Fatto Tutto Fare. Ho trovato il filato di un'ottima lavorabilità, molto morbido, molto piacevole anche da lavorare, per cui sono assolutamente soddisfatta, come sono soddisfatta di tutti gli altri prodotti di Tessiland che ho acquistato. Io abito in provincia di Ravenna e in una zona di campagna, per cui sono in pensione, per cui ho anche tempo di lavorare, di sbizzarrirmi con un po' di aiuto sempre dai modelli che trovo pubblicati sul web. E questo è quanto ed è anche tutto. Gemma, ci hai già detto tutto, ci basta, va benissimo così, anzi grazie mille. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Rita Mattei, che ha realizzato questa borsa davvero molto molto carina con, vediamo cosa. Rita ha utilizzato il Tailurex Panna Oro, il Tailurex Beige Oro, ponticelli, rete e bottone magnetico Big Cuore. Ci ha inviato un video, è stata davvero molto dettagliata nella spiegazione della sua creazione, come l'ha realizzata, quindi prendete carta e penna e soprattutto appunti e ascoltatela bene. Buongiorno, mi presento, sono Rita Mattei, vivo a Villa Triana, comune di Tivoli, dichiarata patrimonio mondiale per quanto riguarda la Villa d'Este e la Villa di Adriano. Allora, ho realizzato questa borsa perché mi sono innamorata del puntofoglie della nostra fata Maria Grazia Dottore. Ho utilizzato due rocche di Tailurex Panna Oro e una rocca beige oro sempre della Tailurex. I due pannelli misurano 24x24. Al centro del pannello ho messo un piedino per le borse e ad ogni pannello, compreso il laterale, l'ho rivestito anche con la rete. Alla fine ho assemblato i pannelli. Una volta assemblati i pannelli, all'interno ho messo la fodera. La fodera al centro, per chiudere la borsa, ho messo un bottone a big a cuore. È fantastico perché praticamente chiude benissimo la borsa e rimane ben intatta. E per quanto riguarda il filato è scorrevole, mi sono trovata benissimo. Per quanto riguarda i laterali ho applicato due ponticelli a cui ho attaccato la catena. Al centro della catena ho inserito anche il filo color beige oro, proprio per fare tutto un coordinato.
volevo ringraziare Valentina che mi ha contattato, volevo ringraziare la Tessiland, la Fate e voi tutte fatine. Un bacio, a presto. Grazie infinite Rita, i tuoi consigli sono stati davvero molto preziosi. Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Anna Tarantini, che ha utilizzato, vediamo, Anna ha utilizzato il Ternes verde acqua e l'uncinetto 6,5. Anna ha realizzato questa meravigliosa borsa mare prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, ma ascoltiamo il suo vocale e vediamo le meravigliose foto che ci ha inviato. Ciao a tutti, mi chiamo Anna, ho 48 anni, sono nata e cresciuta in un piccolo paesino nella provincia di Lecce. Ho imparato a lavorare all'uncinetto all'età di 7 anni. All'età di 25 anni mi sono trasferita a Bologna e da lì ho dovuto abbandonare anche l'uncinetto, per poi avere la voglia e riprenderlo 8 anni fa. Da lì mi sono imbattuta nel canale della Fata Tuttofare e mi si è aperto un mondo e grazie a lei ho imparato che l'uncinetto non è solo centri, tovaglie, eccetera, ma molto molto di più, e sempre grazie a lei ho conosciuto la vostra azienda e i vostri filati super fantastici. Per realizzare questa borsa mare ho preso spunto da un tutorial della Fata. Io l'ho realizzata con il cordino Ternes verde acqua e uncinetto 6,5. Sono partita da una base rotonda e mi sono fino a raggiungere 20 cm di circonferenza per poi alzarmi fino all'altezza di 35 cm e lavorata tutta a punto basso con dei giri anche di punto alto. Ho utilizzato 600 grammi di questo filato. Per quanto riguarda il filato, non ho trovato nessun tipo di difficoltà, anzi è un filato fantastico per la realizzazione di tappeti, di ceste e di quant'altro noi vogliamo creare, per lavorazioni molto semplici ma ad effetto. Grazie a tutti voi di Tessiland, grazie per avermi dato questa bellissima opportunità e grazie mille Valentina per avermi contattato. Un abbraccio grande a tutti voi, grazie. Grazie infinite Anna, sei stata davvero molto molto carina. Il quarto progetto di quest'oggi in realtà lo abbiamo scelto perché è un po' più puntato sulle giovani, perché appunto abbiamo ricevuto diverse richieste su ragazze che ci hanno richiesto appunto qualche tutorial, qualche creazione, qualche spunto per un top diciamo un po' più giovanile, e dobbiamo dire che quella che abbiamo selezionato è stata una creazione che soprattutto alle più giovani è piaciuto tantissimo, motivo per il quale abbiamo deciso di introdurre una nuova foto. Parliamo di The Blonde Crochet, che ha realizzato questo meraviglioso top con vediamo cosa. The Blonde Crochet invece ha utilizzato Ligi in queste diverse varianti di colore, il tutto lavorato con uncinetto 2,5. Lei ha preso spunto per un singolo disegno delle mattonelle, che è quello del fiore africano, quindi con maglie alte e maglie basse, e poi insomma si è lasciata ispirare dalla creatività e ha realizzato questo top che le era stato ovviamente richiesto dalla figlia. Questa gamma di colori che come vediamo dalla foto insomma stanno davvero molto bene, e diciamolo, la figlia di The Blonde Crochet lo indossa divinamente. Ma ovviamente insomma ecco, è uno spunto per tutte quelle mamme che vogliono realizzare qualche top a crochet, che sicuramente di moda tantissimo quest'estate per le loro figlie. Sono certa che le farete molto 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 contente, quindi prendete spunto. The Blonde Crochet ci ha detto che si è trovata benissimo con Ligi, ma d'altronde insomma ecco ormai non è più una novità. Consiglio davvero a tutti la realizzazione di un top così identico o comunque simile, perché è davvero molto flessibile essendo fatto per l'appunto proprio da mattonelle, quindi complimenti. E veniamo invece adesso alla foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di marzo. È una foto davvero molto molto carina, io l'ho adorata dal primo momento in cui l'ho vista. Ha ottenuto infatti finora più di 1100 mi piace, sta continuando ancora, anche perché continua a pubblicare altri articoli simili che devo dire sono davvero molto molto originali e che naturalmente avete apprezzato e continuate a farlo. Parliamo di Elisa Cherubini. Elisa ha realizzato questa meravigliosa bambola amigurumi con... Elisa ha utilizzato, prendete bene appunti, Ligi azzurro per il vestito, Ligi rosa baby per la pelle,
Lighi nocciola per i capelli e lighi bianco e nero per tutti gli altri dettagli. Il tutto lavorato con l'uncinetto economico 2,5 e imbottito proprio con l'imbottitura bianca per amigurumi. Davvero molto molto carina. Ci ha inviato un video che è un bel montaggio di sé e delle sue creazioni, quindi guardiamolo insieme. Salve a tutti, mi chiamo Elisa e quelle che vedete sono le mie mani al lavoro. Sto ultimando dei fermatende a forma di coniglietto per la cameretta di una piccola principessa. Ho sempre adorato lavorare ad uncinetto, me lo hanno insegnato mio nonno e mia madre quando ero molto piccola, ma ad un certo punto mi sono stancata e mi sono appassionata agli amigurumi, che considero una specie di evoluzione dell'uncinetto classico. In questo video vi presento alcuni dei miei lavori. Le meravigliose bambole, e vi garantisco che le foto non rendono la loro bellezza, sono lavorate secondo gli schemi acquistati dal sito Green Frog Crochet, mentre tutti gli altri sono frutto di ricerca e rielaborazione. In ogni caso il cotone utilizzato è sempre Lighi, poiché unisce un'ottima qualità e resa ad un giusto prezzo, ed il negozio online Tessiland dal quale lo acquisto è garanzia di puntualità e precisione. Se vi sono piaciuti i miei lavori, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, millemilamigurumi di Elisa Cherubini. Grazie infinite Elisa per la tua disponibilità e davvero complimenti, perché sono carinissimi. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io non mi dilungo ulteriormente in chiacchiere perché oggi è stata una puntata davvero molto molto ricca. Quindi vi ringrazio ovviamente per averci seguito, ringrazio tutte coloro che hanno partecipato quest'oggi e che ci hanno permesso di parlare dei loro progetti, ma soprattutto anche delle loro vite, dei video e dei vocali che ci hanno inviato. Siete sempre davvero molto 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 disponibili, carinissime, e oltretutto siete diventate rapidissime. Vi contatto tempo 24 ore, mi inviate già tutto. Brave e grazie, perché mi facilitate il lavoro. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube, così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre novità, le nostre idee creative, e anche per tanti nuovi spunti che proprio Tessiland Condivision vi offre. Di seguirci su tutti gli altri canali social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, Facebook ovviamente, mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Meglio di Maya, leggere settimanalmente tutti gli articoli che vengono pubblicati sul blog Meglio di Maya. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi li potrete trovare qui nel box informazioni o nella i posta qui in alto, di commentare ovviamente sul progetto che vi è piaciuto di più e anche su delle particolari richieste, perché come sapete nella prossima puntata di Tessiland Condivision parleremo di richieste particolari, problematiche, insomma, come lo sapete, siamo qui per voi. Quindi se avete delle richieste particolari, scriveteci. Cliccare un bel pollice in su se questa puntata vi ha allietato nuovamente, e noi ci vediamo ovviamente tra 2 settimane. Ciao!